devo ascoltare anche questo. Thank you.
come avete visto, sentito più che altro, è una musica un po' strana, non so, piena di inflessioni. Ecco, diciamo che è un tipo di musica che permette a ogni musicista di gestirsi un po', vedete? Si sente chi ha delle influenze, chi è abituato a suonare del jazz, chi è abituato a suonare del classico. Per cui è un tipo di musica che lascia molto spazio alla creatività di ogni musicista. Ecco. Un'altra stranezza della musica New Age è dovuta al fatto che è molto monocorde, come avete sentito, cioè non è come, perlomeno alcuni pezzi non sono come le canzonette solite che hanno un giro, un ritornello, queste cose. Hanno quindi a volte per qualche minuto anche degli accordi fissi. Ed è molto divertente quando voi invitate qualche musicista a suonare questo tipo di musica, no? Perché viene lì e vi chiede: che cosa devo fare? E voi gli rispondete: suona in fa per 10 minuti. E lui vi guarda, c'è come 10 minuti? Cioè non c'è qualche cambio, non è che nel frattempo, no. Ed è effettivamente, anche se sembra strano, ci sono tante persone che suonano molto bene, ma che non riescono a fare questo tipo di musica, perché sono abituati a sviluppare dei temi su delle armonie più complicate, diciamo così. Quando si deve suonare su una nota fissa, la tecnica è diversa, ecco. Diciamo che funziona un po' in un certo modo, come potrei dire, voi incominciate a improvvisare su quell'accordo, sempre quello, e a un certo punto voi pensate di non avere più creatività, cioè che avete dato sfogo alla vostra capacità di improvvisare su un tema. Beh, a quel punto, se il musicista riesce ad andare oltre questo, entra in un mondo che va al di là della tecnica che aveva prima, e cioè... Cos'è? Un applauso al cagnetto che sta... Vabbè, non so. Ah, la luce, va bene. E si entra in uno stato d'animo particolare, anche se questo pezzo che abbiamo fatto era un po' più breve del normale, perché non volevamo approfittare della vostra pazienza, e quindi normalmente questi pezzi sono molto più lunghi, noi poi ci divertiamo, entriamo nel pezzo, andiamo avanti oltre. Ecco, il pezzo che vi presenteremo invece dopo è diverso, è più sullo stile aria cantabile, con delle armonie sviluppate. E il pezzo che vi presenteremo è un pezzo stranissimo, perché un giorno mi ha chiamato un produttore che si occupa anche di una famosa rivista di musica New Age in Italia, e mi dice: guarda, vogliamo fare una compilation dedicata a Padre Pio. E io devo dire che prima di tutto ero molto contento di essere stato contattato, perché questa persona è in contatto con i migliori musicisti in Italia, quindi mi sono sentito, insomma, molto contento di questo invito. E devo dire che ero un po' fuori dal mondo di Padre Pio, non è che conoscessi molto se non quello che si dice, quello che si legge sui giornali. Mi sono quindi documentato un po', ho fatto un pezzo, l'ho mandato, mi è piaciuto molto, e questo pezzo si chiama The Vows, che significa i voti, e fa parte di una compilation, quindi, dei migliori musicisti italiani, una compilation che si intitola proprio Le preghiere di Padre Pio, e che, se per caso vi interessa e vi piacerà questo pezzo, poi lo potete avere qua. Questo pezzo quindi è sviluppato, diciamo, normalmente. C'è un lungo tema di sassofono, molto bello, molto cantabile, e poi un bellissimo tema sviluppato, composto da Carmelo, qua presente, poi ve li presento tutti che sono proprio bravi, e le cui parole sono state fatte da Roby, eccola qua. E un pezzo veramente, veramente molto bello, un pezzo che penso che vi potrà intenerire. Questo pezzo dura una decina di minuti.
Penso che sia il momento di presentarvi i musicisti, eh? Comunque già grazie per aver partecipato così numerosi. Vediamo che non ci sono più posti a sedere, è un grande successo, è ancora meglio dell'anno scorso. Bene, bene. Sapete che il nostro sogno sarebbe quello di organizzare 2 o 3 giorni di questa musica, sarebbe bello, invitando anche dei nomi magari famosi. Però chissà se Lavagna sarà il primo posto in Italia, perché ancora non esiste, esistono dei concerti sparsi di musica New Age, però non esiste quella che viene chiamata una rassegna, ecco, non so, 3 giorni per esempio, dove al pomeriggio potete venire in questa bellissima piazzetta e vedere queste opere d'arte, no? Per esempio, queste sono opere d'arte New Age, poi vi presenterò anche gli scultori, i pittori e i fotografi che hanno partecipato questa sera. Sarebbe bello quindi già al pomeriggio avere questa mostra, magari fare delle piccole conferenze per spiegare un po' che cos'è questa New Age, perché in 2 minuti faccio fatica a spiegarvi quello che è poi non solo un movimento musicale, ma anche un movimento di pensiero. Bene, quindi abbiamo Carmelo Russo alla chitarra, eccolo qui, il grande Carmelo. Molto eclettico, passa dalla musica classica alla musica gitana, alla musica New Age. Poi abbiamo i 2 percussionisti, Sergio Testa e Federico Lontagliola. L'anno scorso avevamo un palco più lungo, era lo stesso il palco, però era più stretto e più lungo, e allora eravamo meglio distribuiti. E quest'anno, vabbè, insomma, ci teniamo più caldo, visto che è stata un'annata particolare. Poi abbiamo il grande Stefano Guazzo al sassofono, l'avete sentito? Allora, se Carmelo è eclettico, allora Stefano è il massimo, riesce veramente a suonare qualsiasi tipo di musica, è incredibile. C'è anche Carosello, sai fare Carosello? Sa fare anche la musica, qualsiasi cosa, è bravissimo in qualsiasi cosa, veramente eccezionale. Poi, non so se avete visto e sentito e ascoltato la dolcezza, non so se sentiva bene la voce, sentiva bene, perché quassù noi abbiamo dei ritorni un po' strani, facciamo un po' fatica quassù perché abbiamo altre casse che insomma non hanno la stessa sonorità, però speriamo che ci vada tutto bene, anche perché al missaggio c'è il grande Angelo, un applauso anche a lui. Angelo è in vacanza qui a Rapallo Lavagna, alle nostre parti, perché abita alle Seychelles, e quindi quando vuole, è vero, sembra strano, ma è così, quando vuole andare da qualche parte viene qua da noi, chiaramente ai suoi genitori. Quindi avete ascoltato la voce bellissima di Robbie Young, un bel applauso. Io mi chiamo Massimo e il mio soprannome, grazie. Il mio soprannome musicale, come avete detto sui manifesti, è Anima. Anima, che è una storia un po' lunga, ma insomma 2 parole ve la dico. Agni significa, si dovrebbe pronunciare prima di tutto Agni, però insomma, significa fuoco. E man, sapete che vuol dire sia uomo in inglese, sia mente, anche in indiano significa mente. Insomma, sapete che questi nomi sono un po' strani, che mettono insieme un po' di cose, per cui poi si può pensare quello che si vuole. In effetti il fuoco è un elemento che amo molto, non nel senso che vado in giro per le pinete d'estate, non è quello che pensate voi, ma quello che sto pensando è il fuoco del cuore. In effetti sapete che ci sono gli elementi, così, nella medicina cinese ci sono, nella medicina orientale in generale, sono quelli che vengono chiamati gli elementi, quindi c'è l'elemento terra, l'elemento acqua, l'elemento aria e poi c'è l'elemento fuoco. Se l'anno prossimo avremo, dico sempre così, ma poi insomma, avremo l'opportunità di approfondire un po' questi temi, sarà molto bello stare un po' con voi, per esempio i pomeriggi quando organizzeremo queste rassegne, e magari spiegarvi un po' meglio che cosa significa tutta questa cosa. Comunque, ecco, diciamo che un po' tutto quello che noi facciamo dovrebbe servire, questa musica dovrebbe servire a risvegliare il fuoco che c'è in noi. E in questo periodo ne abbiamo molto bisogno, perché il fuoco è quando il cuore si apre e incomincia a vedere il bello nelle cose, il bello nella natura, il bello delle opere d'arte, nei quadri, nelle sculture, insomma, un po' una ricerca della bellezza. Tra l'altro in questi giorni sapete che c'è anche un meeting a Rimini intitolato La bellezza, quindi questo è un po' che farci piacere.
Il pezzo che vi presentiamo adesso ha un titolo che va benissimo per la serata, si chiama Night Flight, che significa volo notturno, e guardate, io non so come avete ascoltato fino adesso, forse era un tipo di musica nuova, volevate un po' controllare cosa succedeva. Adesso che vi siete rilassati tranquilli e che nessuno è andato via, tra l'altro, che è già un miracolo che non siete già partiti, ecco, vi consiglio di rilassarvi ancora di più e di ascoltare il pezzo che verrà come se fosse già letto, insomma, per modo di dire, non è che... però immaginatevi di volare, di, ecco, questo volo notturno, immaginatevi di essere lì con le ale... vabbè, ho capito, vabbè, provateci, ecco, perché veramente questa musica è una musica che porta a sognare, va bene?
Thank you.
C'era, eccola lì, c'è ancora, quel bambino lì ha fatto un volo notturno, ha dormito dalla prima nota verso la fine, quello ho svegliato io perché sennò non tornava più da questo volo notturno, allora ho fatto un po' di suoni per richiamarlo. E voi avete viaggiato? Sì, tutti, eh? Dove siete andati? Venere, Marte? Sì. Bene, vi presento anche gli artisti, mi devo leggere perché non li conosco tutti. E c'è un fotografo che avete visto, ha fatto delle bellissime cose sui fiori, si chiama Francesco Bianchi di Chiavari, poi c'è una scultrice che si chiama Rosy Macaronio di Rapallo, poi c'è una pittrice che si chiama Alba Crapanzano di Torino, che è quella che ha fatto queste cose che vedete qua, e poi c'è Alessandra Pennini di Carrara, che si vede che ha un'altra mano. Si capisce subito la diversità delle pittrici. Questa opera d'arte, questa bellissima scultura, se non ricordo male, si intitola Un musicista che viene dal mare. E non so se si riferiva a Lucio Dalla o a me, non lo so, non si capisce. Comunque, e queste opere sono in vendita, se volete, cioè potete informarvi, perché non hanno solo queste, ne hanno portate solo qualcuna. Se vi interessano, poi potete, alla fine, troverete qua. Gli artisti li troverete qua. Sapete che i dischi di queste musiche ci sono, non sono dal vivo, non sono le versioni dal vivo, sono le versioni studio chiaramente, e se li volete poi chiaramente a prezzo speciale, perché qua siamo in Liguria, quindi a prezzo speciale non c'è problema. L'ultimo brano si intitola, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, ed è un brano che si intitola Chakra 3 e dura di meno degli altri, una decina di minuti. E è uno di quei brani che vi dicevo prima, un po' strani, quelli un po' monocorde, per cui vediamo un po' se riuscite a sopportarlo, l'abbiamo fatto per ultimo, così se vi stufate potete anche andare a dormire, comunque non dura tanto, va, sarebbe una bella cosa stare tutti insieme fino alla fine. Per cui, detto in termini tecnici, questo pezzo di una decina, 12 minuti circa, è per metà, quindi 5-6 minuti, suonata in La minore e per metà suonata in Do minore, non so quanto questa cosa vi parli. Però avrete quindi l'occasione di vedere come si può sviluppare un tema su un monocordo. Il pezzo che ho sentito prima,
l'ultima, tutta la parte finale era tutta in una stessa tonalità, non so se vi siete accorti, anche se era molto, molto variata. Questo è il bello di questa musica, forse riuscire a rendere diversa, a rendere piacevole un qualche cosa che altrimenti non avrebbe molto senso. Beh. Thank you.
grazie a tutti, grazie a tutti per potervi presentarvi per l'ultima volta i musicisti, e speriamo di ritrovarci l'anno prossimo, mi raccomando, quando incontrate il sindaco diteglielo, mi raccomando. Allora, Carmelo Russo la chitarra, Sergio Federico alla percussione, Stefano Guazza sassofono, arrivederci, a presto, grazie anche a Angelo, grazie anche a Paolo che ha ripreso, grazie, arrivederci.